Salve a tutti cari amici, Supercorris 84, Gran Premio d'Italia, Monza, pista velocissima, nonostante tutto siamo riusciti a ottenere la pole position. Notevoli miglioramenti sulla power unit quest'anno. Dietro c'è la Ferrari, c'è sia Leclerc che Vettel. Partiamo. Miglioramenti notevoli anche dal punto di vista delle batterie. Aia, si infila Leclerc e anche Butler. Abbiamo regolato parecchi differenziali perché come al solito abbiamo una vettura un po' incasinata da quel punto di vista. Ricordiamo nel mondiale che Vettel è dietro di noi a 40 punti, Leclerc a 45. Minchia, Verstappen quarto con la McLaren. Mondiale ancora tutto aperto. Vediamo Vettel che è rimasto dietro. Rettilineo allungo la Mercedes, anche la Ferrari. Ma ancora qualcosa da rimediare. Noi abbiamo un'eccezionale tenuta in curva, parte un po' di instabilità. Vettel si riprende il quarto posto intanto su Verstappen. Cerchiamo di risparmiare la vettura su questa pista che richiede molto molto motore. Vettel è dietro, Perez addirittura quarto, mamma mia. La carica della batteria è a posto, aumentiamo l'erogazione delle No, RS per no. migliorare il ritmo. Battaglia tra Leclerc e Butler. Frenata al limite di Butler, si toccano i due. Vettel che combatte con Giovinazzi addirittura, quindi sintomo ci sono parecchie squalifiche e retrocessioni. Grande la battaglia tra Leclerc e Butler. Butler si prende la posizione, i due stanno battagliando, perdendo pure parecchio. Non c'è il DRS. Comunque devo dire ottimo il lavoro della nostra squadra sul motore. Perdiamo ancora qualcosa, ma comunque siamo veloci. Giovinazzi rimane quarto addirittura. Vettel l'ottimo stato dell'usura della vettura è eccezionale. Quindi per il rush finale è chiaro che abbiamo tante frecce nel nostro arco. Vediamo la Clark che punta a Butler. Il discorso è semplicemente uno, che arriveranno molte gare, giro veloce Ottimo, nostro hai registrato intanto. il nuovo miglior tempo. Vediamo Leclerc su Butler. Niente, nonostante la scia non riusciamo a riprendere il rettilineo. Ma Butler è sempre molto aggressivo. No. Dobbiamo alzare il piede dell'acceleratore. Giovinazzi che rimane quarto addirittura, clamoroso. Porca troia, ce l'avamo fatti vedere. Il motore dà qualche segno di cedimento, la potenza ne risentirà. Non rompere la minchia, mo. Anche perché stare dietro ai piloti davanti comunque crea parecchie turbolenze alla vettura. DRS che ha anche Leclerc davanti. Vettel che non si riesce a liberare di Giovinazzi. Dietro già c'è un abisso. Ok, Vettel si stiamo riprende la quarta monitorando l'usura posizione. dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere Vediamo una la Leclerc, perdita ci di riprova su potenza. Butler. Ci riprova la Leclerc su Butler. Giovinazzi si riprende la posizione su Vettel. Un'alfa velocissima. Vettel se la riprende. Vediamo pure qua davanti. Leclerc proprio non riesce a sopperire alla enorme aggressività di Butler. Vediamo all'interno. Oh, arriviamo pure noi un po' troppo veloci, forse con due scie. Niente, Butler, niente, Butler. Cerchiamo di inserirci anche noi.
Ma non c'è spazio. Devo sempre alzare il piede dell'acceleratore. Vettel ancora quarto. Porca troia di Eva. Leclerc vede che lo stanno passando. Frenata impervia. No. Alziamo un po' l'ERS. Consumiamo un po' di ERS. Consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Porca troia, mo sono passato al mix 3. Cerchiamo di prendere la scia di Leclerc. Buono, passiamo Leclerc. Che adesso avrà lui però il DRS. Avrà lui, avrà anche lui. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 9,2 secondi. Doppio sorpasso, amici. Doppio sorpasso. Ce l'abbiamo attaccati questi. Butler. Attaccato. Cazzo la miscela. Cazzarola lungo. Imbarcata pazzesca. La crack passa a Butler grazie al nostro, ai nostri svarioni. Adesso ce l'hanno loro la scia. Cazzo, la Clark troppo veloce in rettilineo. Lungo, lungo. Per mantenere la posizione andiamo lunghi. Questi qua ci hanno la scia, porca troia. Ci passa Leclerc. Ci vuole passare anche Butler. No! No, cazzo di Leclerc, ci fa inchiodare. Una frenata. Ci passa Butler. Non ci dobbiamo ostacolare tra di noi perché la Leclerc se ne va. Bisogna stare attenti perché con le scese arriva a velocità assurda e bisogna frenare un po' prima. La Leclerc avanti. Dietro vedo una vettura gialla, addirittura potrebbe essere Verstappen. Butler ci riprova. Ha frenato troppo presto, amici. Altra imbarcata violenta, altra imbarcata violenta. Appaiate a Butler. Secondo le nostre analisi le gomme sono a posto. Non dovresti avere problemi di aderenza almeno per i prossimi giri. Aumentiamo un po' l'andatura perché Leclerc se ne sta andando. Ok, via libera. Leclerc se ne sta andando, aumentiamo l'andatura. Che Butler sta facendo perdere veramente molto tempo. Ora puoi rientrare ai box. 32 centesimi, facciamo il giro veloce. Iniziamo a risentire la scia di Leclerc. Siamo liberati a Butler. Anche la Mercedes è là, molto vicina, vediamo. Leclerc ha un'ottima trazione. Adesso entreremo in box. Porca troia, la parte centrale soffriamo un po'. Là dovremmo essere più forti. Albon. Gialla. Fuori pista Albon. Ma noi siamo proiettati davanti qua. Devi rientrare.
arrivare ai box a questo giro. Ho capito, fammici arrivare ai box, ciccio. No. No. Minchia, clamorosa imbarcata. Porca troia, clamorosa imbarcata. Porca troia. La vettura si è imbarcata. Andava tutta verso la sinistra. Addirittura quarto Raikkonen. Porca troia, porca, la vettura si è imbarcata, porca puttana. Abbiamo rischiato di prendere il muro in pieno, amici. Veramente spavento pazzesco. Non dare gas. Veramente spavento pazzesco. Molti vanno in box. Adesso ci ritroviamo anche nel traffico. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il freno attuale. Meno male che siamo da soli. Siamo anche la miscela già in coma, siamo almeno l'ERS perché dobbiamo cercare di recuperare quanto più tempo perso. Anche Vettel ai box. Abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri. Quindi sicuramente la Clark entrerà ai box in questo giro, anche Butler. Infatti abbiamo già ripreso questi qua avanti che sono lentissimi. Anche il DRS ci hanno dato. No, no, lasciamo la miscela in grassa. Prendiamo la scia di Sainz, via. Passiamo Sainz, passiamo anche Magnussen. Magnussen che ci stringe, passiamo in mezzo alle due vetture. Collisione con Magnussen che non ho mai visto comunque. Vediamo un po' che cacchio è successo. Leclerc sta uscendo ora. Mamma mia, Magnussen su di noi. Minchia, Butler, Leclerc, passiamo Leclerc. Botta a scollare, no. Lando Norris primo. Pure Leclerc prende la scia. Leclerc la scia velocissimo. Leclerc le prese con Bottas. Abbiamo ripreso la prima posizione. Porca troia, dobbiamo abbassare l'ERS. Leclerc si libera di Bottas. Vediamo se avrà la forza per riprenderci Charles. In secondo e tre. Sarà guerrito la Leclerc. Dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Sarà guerrito la Leclerc. Ah, cazzarola, lunghi, lunghi, lunghi. No! Ah, è assurdo. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DNF. Il assurdo. Distacco dalla vettura dietro di te è 1,5 secondi. Niente, ho mancato completamente il punto di frenata. Ho sbattuto la lettona. Ecco qua, vai, la vettura si imbarca. Adesso dobbiamo tenere dietro questo qua dietro. Mannaggia, due errori clamorosi per noi. Adesso sto guidando con la punta delle dita perché l'ala ha un danno. Infatti vediamo qua come si allarga la traiettoria. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Porca troia. E 3 giri dobbiamo fare. No, Butler. La vettura non gira. La vettura non gira, amici. Cerchiamo di mantenere la scia di Butler. La vettura non gira.
almeno nelle parti veloci, cerchiamo di rimanere attaccati a Butler. Dietro abbiamo Raikkonen, che ha fatto sicuramente perdere tanto tempo a tutti. Adesso ce l'abbiamo noi il DRS. Porca troia, lungo, frenata lunghissima. Il problema è che abbiamo Leclerc avanti, molto vicino. Se non avessimo fatto quell'errore, la vittoria era servita. Porca puttana. Qua perdiamo tanto perché la vettura non gira proprio. Abbiamo Butler attaccatissimo. Già siamo un po' all'erso, cerchiamo di spingere nei punti dove si può. Butler è vicino a Butler. Abbiamo messo un errore stupidissimo, è un qualcosa che è accaduto automaticamente, cioè quello quando abbiamo sbattuto la parabolica. Giro veloce intanto. Siamo stabilizzati un po' con le prestazioni della vettura, ora che abbiamo capito la portata del danno, però Leclerc avanti è troppo lontano e ci dobbiamo difendere a Butler, che con le scie è sempre pericoloso. Minchia, Butler quanto ci recupera in questa prima parte del circuito. Lo lasciamo perdere, tanto la vettura non va. Lungo. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Di nuovo sotto attacco di Butler. Lasciamogli lo spazio per passare, per poi riprendere la scia. Oddio, rischio, porca troia. Abbiamo frenato veramente tardi. Vai, se n'è andata, amici. Siamo pure in deficit di benzina. No, che non prendiamo la scia qua. Dobbiamo far recuperare subito la benzina. Ma non è finita. Mettiamo la missione standard. Siamo riusciti a tornare in positivo. Due ruote sull'erba ho messo. Qua dobbiamo rimanere attaccati. Qua adesso possiamo tentare il recupero pazzesco su Butler. No, dobbiamo rimanere qua vicini. Qua dobbiamo rimanere vicini. Sfruttare la scia alla parabolica. Non riesco a mantenere le traiettorie. Vince Leclerc. Leclerc. Troppo. Hai fatto davvero un ottimo lavoro e hai guidato al meglio. Un errore non è dipeso da noi, un altro purtroppo sì, che siamo usciti in parabolica. Leclerc vince, possiamo fare. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È terzo una posto, comunque un buon per risultato per il mondiale. Perdiamo qualcosa a Leclerc, ma siamo sempre abbondantemente primi. Per ora. Già sappiamo che arriva Singapore, che non è una gara che ci fa entusiasmare molto.
Quindi diamo un'occhiata alla classifica piloti. Nonostante gli sforzi in pista, in cima alla classifica non c'è più molto margine. Ora una domanda per te, Luca. 35 punti sulla Clark e 47 su Vettel, mentre vediamo nel costruttori riperdiamo la vetta della classifica sulla a spese della Ferrari. Ora vediamo la classifica costruttori. Dopo sapevamo che era una gara dura, gli errori li abbiamo commessi, quindi non ci possiamo assolutamente lamentare di nulla. Il nostro compagno di squadra Weber molto molto dietro, vediamo qua in partenza. Qua comunque abbiamo girato terzi per non rovinare la gara all'inizio. Nonostante ciò siamo riusciti a rimanere in lotta per tanti giri. Vediamo qua la scia quando già abbiamo passato Leclerc e ci apprestiamo a superare anche Butler all'interno. Qua quando Butler e Leclerc ci erano attaccati veramente a sedere. Strappo. Qua quando già avevo commesso l'errore ci eravamo fatti ripassare da Butler e Leclerc. Ecco quando ho ripassato Butler. E qui mi sembra che già era successo il fuoripista. Toccato anche con Butler. Qua abbiamo fatto un pezzo di pista praticamente attaccati. Ah, qua quando siamo usciti dai box. No, allora qui ancora succedeva il fattaccio. Qua Magnussen ci ha addirittura preso la scia rischiandoci di passare. Quando sono usciti qua tutti dai box abbiamo recuperato anche Leclerc. E vediamo Butler dietro. E qui forse quando ero già prima abbondantemente, sì, uscita di pista con toccata sul muro che ci ha fatto perdere sia la prima posizione su Leclerc e l'alettone rotto. C'è una miseria proprio, delusione enorme. Ecco, vediamo qua la parte sinistra, l'alettone rotto. Qua quando abbiamo cercato di mantenere il passo di Butler. Eccoci qua. Terzo al traguardo. Comunque siamo primi con 37 punti che possiamo amministrare, ma non potremo giocare sempre in difesa. Quindi cari amici, vi do appuntamento alla prossima gara di Formula 1 2019. Vi saluto.